Cattivi odori che appestano l'aria, rendendola pressoché irrespirabile nei pressi del depuratore di San Martino e comunque estremamente fastidiosi un po' ovunque nella vallata, nell'abitato di Chiatiscalo. Il WWF lo denuncia da anni, le prime segnalazioni ufficiali alle autorità, ricorda la presidente del WWF Chieti Pescara, Nicoletta Di Francesco, risalgono almeno al 2015 e da allora si sono periodicamente ripetute. Il WWF oggi ha incontrato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Il problema è veramente serio perché da diverso tempo, da diversi giorni, sia gli operatori, gli operai che lavorano proprio nelle vicinanze, sì, chi vive, chi ha la casa nelle vicinanze, si trova in difficoltà respiratorie, quindi non solo gli odori che possono essere nauseabondi, cattivi, ma in realtà si trovano proprio a livello di salute. Bruciore agli occhi, bruciore alla gola, conati di vomito, quindi la difficoltà nella vita, soprattutto quando poi ci sono dei bambini, è veramente difficile. Cosa chiederete al sindaco? Chiediamo di cercare di attivarsi il più possibile. Il sindaco ha risposto ieri, quindi ci vedremo anche questa mattina, perché la ASA e l'ARTA si attivino immediatamente. Qui si tratta di salute pubblica, quindi l'urgenza è veramente forte. L'amministrazione di Chieti cosa può fare in tal senso? Allora, intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il WWF e le sue rappresentanze locali perché si è stabilita già dal mio insediamento come sindaco una sinergia per quanto riguarda il San Martino, ma anche direi la Madonna delle Piane, la zona di Madonna delle Piane, via Custoza, dove sono andato in sopralluogo. Invitato dai residenti per motivi similari di inquinamento olfattivo, chiamiamolo, per queste due zone e per altre che potranno venire nel futuro, l'amministrazione farà questo. Intanto emetterà delle richieste all'ARTA, all'Agenzia Regionale della Tutela Ambientale, al Dipartimento di Prevenzione della ASL e perché no anche una nota alla Procura della Repubblica per gli accertamenti sanitari che sono necessari in questo caso. E sempre nella armonizzazione di tutte le esigenze, anche quelle ovviamente lavorative, oltre che quelle sanitarie, faremo tutti i passi affinché queste situazioni vengano ridotte o addirittura completamente sanate.